Questo passaggio dal blog in libreria, come lo stai vivendo per Cinema Ma? Lo sto vivendo andando in giro a presentare questo libro, come vedi oggi siamo a Bologna e direi che è stato un passaggio obbligato, nel senso che molti chiedevano la versione cartacea, io stesso sono un appassionato dei fumetti su carta, per cui era così, mi dispiaceva lasciare un po' nell'etere, perché poi alla fine è un blog un po' vecchio, di quelli che non riesci neanche a recuperare col motore di ricerca e qui devi andare a vedere i blog, i post passati, insomma, e invece è un bel libro, bello, solido, fatto bene, in cui tu possa leggere tutte le recensioni, secondo me era necessario. È anche, diciamo, il tuo debutto in libreria, tu che sei il papà di Ratman. Io sì, potremmo considerarlo un po' un debutto in libreria se non avessi già avuti altri, molto piccoli, anche con il libro di due figli, Altre le mani feroci, che avevo scritto ed è uscito nel 2011 per la Sperling e Cooper. Altre piccole cose fatte con Panini Comics come Il Grande Magazzi o altri Star Wars, insomma ci sono state altre cose, però questa forse è per la prima volta un debutto importante, anche gestito benissimo appunto dalla Bau Publishing in accordo poi con le Feltrinelli, insomma siamo abbastanza contenti di come stanno andando. Dalla lettura del libro emerge, diciamo, una critica alla sceneggiatura di questi film. Sì, io sono sceneggiatore, io passo le notti a cercare di far funzionare la sceneggiatura, non ci dormo la notte se non funziona. In questo momento stesso sono in mezzo a un bel pasticcio di sceneggiatura che cui dovrò affrontare bene nei prossimi giorni, e non tollero che l'utente che magari fa un film che verrà visto in tutto il mondo agisca in maniera diversa dalla mia, cioè nel senso facciano delle sceneggiature che sembrano buttate su, piene di buchi di sceneggiatura senza senso, come se cercassero soltanto così l'effetto speciale, basta. Nella tua carriera c'è anche il teatro, con lo spettacolo di Brachetti, che praticamente si è concluso dopo una tournée stupefacente a gennaio di quest'anno. Che esperienza è stata? È stata sicuramente una cosa molto bella, anche e soprattutto per il fatto di aver conosciuto Arturo, di aver lavorato insieme a lui, di aver potuto, diciamo, così contribuire a questo spettacolo da Brachetti, che sorpresa che lui aveva già portato in tournée, poi mi ha chiesto però aiutami perché non mi soddisfa proprio la storia, e qua si tratta di fare ancora una volta la sceneggiatura, quindi lasciando ovviamente il compito ai maghi e agli attori quello di portare sulla ribalta i loro numeri, io gli ho creato un universo, diciamo, solido su cui poterli poggiare in maniera che avesse un bel inizio, uno svolgimento, un finale, che prima insomma erano un po' traballanti. Non sono stato solo, in questo mi ha aiutato anche Davide Calabrese degli Oblivion, per cui insomma direi che è stata una bella esperienza, per cui io umanamente ho incontrato un sacco di gente interessante e molto simpatica.